Buonasera e benvenuti a questa edizione flash del nostro telegiornale. Occhio alla notizia, si apre con la cronaca e la vicenda della tentata estorsione ai danni della Profilglass di Fano, azienda leader nel mondo per la lavorazione dell'alluminio, che ha portato all'arresto di due dipendenti di origine campana. Oggi è intervenuto il legale della famiglia Paci, l'avvocato Marco Cassiani. L'azienda, scrive il legale, non temeva né un'estorsione a mezzo stampa, né la minaccia rappresentata dalla Gabanelli, la conduttrice di Report, alla quale i due avevano detto di volersi rivolgere per denunciare le condizioni di lavoro all'interno della fabbrica, bensì il fatto di compromettere ingiustamente l'immagine di fronte agli importanti partner con i quali l'azienda opera in un contesto di delicati e complessi equilibri internazionali, diffondendo notizie false e calunniose. Il colloquio tra i due dipendenti e il titolare è stato registrato e consegnato ai carabinieri. Il dialogo conteneva tutta una serie di allusioni estorsive che hanno indotto il signor Paci a denunciare i fatti all'autorità competente. Gli inquirenti, scrive ancora il legale, hanno esaminato il materiale e disposto autonome intercettazioni. Sempre in piena autonomia hanno deciso poi quali provvedimenti assumere. Lo stesso sostituto procuratore Narbone, dopo aver ascoltato il materiale audio, ha aperto un fascicolo penale e fatto arrestare in flagranza di reato i due napoletani. Poi l'avvocato Cassiani fa un'ultima considerazione in merito ai segreti inconfessabili sulla Profilglass di Ottieri ed Amato. È assolutamente evidente, scrive, che se davvero le notizie compromettenti che i due estorsori minacciavano di diffondere fossero state fondate, Paci si sarebbe ben guardato dal depositare una denuncia, ben sapendo che il materiale sarebbe stato acquisito non tanto dai giornali quanto invece dalle autorità competenti, che non avrebbero tardato un attimo a sanzionare eventuali irregolarità effettivamente riscontrate e a perseguirlo penalmente. Blocco degli scrutini e di tutte le attività della scuola per due giorni consecutivi successivi alla fine delle elezioni. Lo hanno indetto i COBAS, auspicando che l'azione di lotta riceva l'adesione anche degli altri sindacati del settore. I COBAS hanno anche programmato per il 7 giugno una manifestazione nazionale contro la buona scuola del governo. Le due giornate di blocco delle attività variano da regione a regione a seconda del termine delle elezioni. Nelle Marche coinciderà con l'11 e il 12 giugno prossimi. Sono stati premiati nella sala della Concordia del comune di Fano i vincitori del concorso fotografico promosso da Auraton Italia in collaborazione con l'amministrazione. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti per il trentennale del gemellaggio con Rastatt. I partecipanti avevano il compito di fotografare i sistemi di drenaggio stradale di cui Auraton è azienda produttrice leader nel mondo. Gli oltre 100 scatti raccolti sono stati condivisi nell'apposita pagina Facebook. Terzo posto per gli studenti della classe prima E dell'Istituto Padalino, secondo per l'Istituto Gandiglio, classe terza I. In cima al podio la fotografia realizzata dall'alunno Maurenzi della classe prima B dell'Istituto Matteo Nuti. Ai vincitori un premio in denaro per gli istituti partecipanti per l'acquisto di materiali scolastici e ulteriori premi individuali invece per gli autori delle foto vincitrici. Ma abbiamo deciso di mettere in piedi questa iniziativa perché intanto siamo molto attenti e ci teniamo molto a parlare di sicurezza, ok, di sicurezza stradale in generale. E quindi era un'occasione per approdarci per la prima volta a un gruppo di giovani e per educarli alla sicurezza in generale, ad avere un'attenzione quando camminano per strada, ad accorgersi delle problematiche che tutti i giorni possono essere dietro l'angolo. Con questa iniziativa Auraton ha voluto onorare la nostra città, ha voluto coinvolgere le scuole e dare dei riconoscimenti ai ragazzi che hanno presentato tante fotografie, e devo dire quelle premiate sono veramente significative, in modo particolare la prima, che ha colto anche il senso vero del concorso. Quindi veramente grazie a tutti i ragazzi e alle scuole che hanno partecipato, grazie ad Auraton per la sua sensibilità e la vicinanza che ha voluto avere verso la nostra città. È stata un'iniziativa interessantissima, ho visto un grande coinvolgimento da parte dei ragazzi e quindi anche una forma nuova per interessarli ad un tema così importante.
Il 17 maggio ricorre la giornata internazionale contro l'omofobia, bifobia e transfobia, istituita dal Parlamento europeo. Che cosa è Agedo, che cosa fa? Agedo si preoccupa di accogliere i genitori dopo il coming out di un figlio, perché anche per i genitori un coming out cambia la vita, e di essere presente con questi eventi nella società per recuperare il diritto di tutti i nostri figli ad essere rispettati come persone e a non essere discriminati in quanto e a seguito del loro orientamento sessuale. Nella città di Fano io ho un centro di ascolto, ricevo telefonate e dei figli e dei genitori che mi raccontano le loro difficoltà di relazione e di vita, perché ancora i pregiudizi sono tanti e contro questi pregiudizi noi come genitori lottiamo, perché vogliamo che i nostri figli siano parte di questa società e non una società a parte. 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia, il comune di Fano ha voluto essere parte di questa mobilitazione concedendo il patrocinio e la collaborazione a due importanti appuntamenti promossi da Arci Gay e da AGEDO, l'associazione genitori omosessuali. Un doppio appuntamento che vedrà lo spazio della Mediateca Montanari ospitare una mostra, Omocausto, dedicata al tema delle persecuzioni che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno subito gli omosessuali, e un film documentario dedicato proprio alla ricostruzione di quello che è stato il sistema concentrazionario nel quale anche gli omosessuali, insieme a tanti altri oppositori e indesiderati, sono stati rinchiusi dal nazifascismo. Un impegno quindi forte per ricordare a tutta la città l'importanza della lotta contro l'omofobia. È stata inaugurata questa mattina l'edizione 2015 della manifestazione Sapori e Motori, manifestazione che unisce il mondo dei motori con quello dell'enogastronomia e del buon cibo. Grazie alla clemenza del meteo, Fano vivrà oggi e domani sul lungomare di Sassonia due giornate di avvenimenti per gli appassionati di auto e moto, da non perdere le Ducati e le Ferrari, per gli amanti delle due ruote invece da ammirare ci saranno le Harley Davidson. Spazio anche alle auto d'epoca americane. Per soddisfare il palato si potrà approfittare delle decine di stand che offriranno i prodotti tipici del nostro territorio, dai tartufi al pesce, dall'olio d'oliva extravergine al vino delle nostre terre. Novità assoluta di quest'anno, i motori degli aerei. L'aeroporto di Fano, sotto il tendone della Sassonia, presenterà quanto di meglio è in grado di offrire il volo, tra cui l'emozione di poter provare a guidare in simulazione un Boeing 737. Il simulatore sarà a disposizione di grandi e piccini, grazie alla supervisione di istruttori professionisti, e potrà essere provato gratuitamente. Non mancherà nelle serate di sabato e domenica la musica, altra componente fondamentale di Sapori e Motori, grazie alla presenza di complessi italiani e stranieri che eseguiranno musiche di varie tendenze, dal rock al pop, per una cavalcata negli ultimi decenni del secolo scorso. Soci e simpatizzanti del club anziani di Sassonia di Fano si sono dati appuntamento questa mattina in Viale Adriatico nella sede del circolo per ricordare con una santa messa celebrata dal parroco della chiesa di San Marco il quarto anniversario della costruzione della edicola dedicata alla Madonna di Lourdes. Dopo la celebrazione eucaristica presieduta da Don Marco, gli ospiti, tra cui anche il sindaco della città di Fano Massimo Seri e quello di Rastatt Hans Jürgen e il vescovo diocesano Armando Trasarti, hanno pranzato insieme nei locali del centro di aggregazione. Ma lascialo qui, che lasci i soldi a lui. E chiudiamo con una breve di sport. La Virtus Fano per il terzo anno consecutivo raggiunge le finali regionali Under 16. Le pallavoliste fanesi incontreranno domenica a Montecchio in semifinale la compagine di Filottrano, mentre nella seconda semifinale si affronteranno Volley Pesaro e Corridonia. Dopo la vittoria ottenuta nella finale nazionale della Team Cup a marzo, la formazione fanese
proverà a vincere il titolo regionale che consente la partecipazione alla finale nazionale appannaggio negli ultimi 2 anni della formazione pesarese. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. A voi tutti gli auguri di un buon sabato e una buona domenica.